credo, ce l'ho davanti, quindi c'è no no, avete fatto modificate dovete sapere, cari ascoltatori, questa sera hanno deciso di mettermi in mezzo quindi addirittura modificare così in maniera furtiva questi post passati. Assolutamente no. Allora, vabbè, comunque ripeto, queste ormai sono delle coppe veramente al di là della Barcellona scontato, veramente scandalose. Scandalose, dai, sono scandalose, via, dai. Va bene. Tanto vabbè, allora andiamo nel programma che ci sarà domani e dopodomani. Cominciamo la Ligue 1 alle 17, Caen e Lione, poi alle 20 Bordeaux Nantes, Vian Reims, Metz Lorient, Rennes Bastia, Tolosa Lille. Io intanto mi trasferisco di posto, ecco, solo per il selfie. Fare il selfing. Il selfing o selfing, dipende dai punti di vista. Oh, poi ci abbiamo, dove va il Pampa? Non lo so. Attenzione, sta facendo qualcosa che non sappiamo esattamente cosa è. Che cos'è questa cosa qui? Veramente è una cosa scandalosa. Ci sta vedendo però. La Periscope dice, cioè questi sono dei malati di mente. Allora dicevamo che in Germania c'è Bayern Monaco, Augsburg, Dortmund, Hertha Berlino, Francoforte, Hoffenheim, Hannover, Werder Bremen, Mönchengladbach, Leverkusen e poi alle 18.30 Stoccarda, Mainz. In Inghilterra alle 13.45 Everton, Sunderland, alle 16 Aston Villa, West Ham, Hull Burnley, Leicester Southampton, Newcastle, West Bromwich Albion, Stoke City, Tottenham Hotspur, e chiude alle 18.30 Crystal Palace, Man United. Italia, ore 18 Juventus Cagliari, ore 20.45 Milan Roma, e Spagna alle 16 Granada Cordoba, alle 18 Barcellona Real Sociedad, alle 20 Real Madrid Valencia, alle 22 Athletic Club Bilbao La Coruña. Poi passiamo al domingo. E il domingo ci abbiamo Lens Montpellier alle 14, 17 Saint-Étienne Nizza alle 21, Marsiglia Monaco, Bundesliga 15:30 Paderborn Wolfsburg, e alle 17:30 Colonia Schalke 04, alle 14:30 Manchester City QPR, alle 17 Chelsea Liverpool. Alle 12:30 troviamo il Chievo col Verona in seriale, 15 Siena Sassuolo, Palermo Atalanta, Udinese Sampdoria, Empoli Fiorentina alle 18 insieme a Parma Napoli, e alle 20:45 c'è Lazio Inter. Salutiamo Giuseppe Deserio, ciao a grande, tutti sempre grandi, e visca Barça, domani grande, si vince. Grande, grande Giuseppe, vamos a ganare a mañana. Assolutamente, speriamo che il Madrid cae in casa contro il Valencia. Diciamo Liga de Spagna alle 12 si comincia Levante Atletico Madrid, alle 17 Villarreal Elche, alle 19 Almeria Malaga, alle 21 Celta Vigo Siviglia. E lunes ci sarà un lunes por la noche, un lunedì sera e un Monday night. Salutiamo sì, Antonio che dice un saluto a tutti, buonanotte. Il letto mi ha richiesto l'amicizia e comunque io gioco il 2 dell'Inter. Bene. Da dire a Davide Di Cosmo, poi lo diciamo. Buonanotte Antonio e sogni d'oro. Allora il Monday night in Inghilterra ore 21, Arsenal Swansea, lunedì sera in Serie A alle 20.45 Genova-Torino, e il lunes por la noche nella Lega de Spagna alle 20.45 da Vallecanza, Rayo Vallecano, Getafe, e poi ricomincerà la Champions e la Europa League. Bene Pampa, andiamo agli sgoccioli, andiamo ai saluti. Andiamo ai saluti finali, abbiamo già fatto alcuni saluti, ma facciamo i saluti tanto per cominciare a tutti gli amici, gli ascoltatori che ci hanno seguito, esatto, anche stasera. E siete tantissimi. Poi salutiamo, faccio dei saluti finali, Mattia che ci ha seguito, ci seguirà nel podcast. Ricordiamo il podcast sulla pagina di Spreaker, Club de Football, Radio Roma Futura, sito internet RadioRomaFutura.it. Bravo Pampa, sei un fenomeno. E poi salutiamo appunto tutti gli amici che ci sentono, ci seguono da tutte le parti d'Italia, a parte il sud, Napoli, Milano, tutte le città, Firenze e tutta la costa adriatica, da nord a sud, ovviamente certo. Un grande abbraccio a tutti. Mi raccomando, noi la settimana prossima, sempre di venerdì sera, Friday night, ma Maxi, ritorniamo sempre qua
da Radio Roma Futura Villa Gordiani, tutte le domeniche a Extra Time, commenti a caldo, ovviamente a botta calda, come dice Maxi, e poi su tutte le partite, e poi lunedì di consueto Club de Football. Noi ci risentiamo, ovviamente un saluto anche, volevo fare al nostro, al mio compagno di tante avventure, Davide che Moroni, che non c'è, di me la prossima volta gli mettiamo una, appuntamento tra l'altro, prima che ci risentiamo con voi qua, tra l'altro giovedì sera al Borussia Roma gioca la semifinale di andata, quindi esatto. Una puntata dedicata, facciamo lo spazio Borussia Roma, c'è questa partita d'andata contro la seconda classificata, ovviamente il girone A, i belli de notte, che è tutto un programma al nome, ma tutti convocati da mister Angelini, bene, che bene, salutiamo, che stasera stava in un ristorante romano a Pietralata, e non facciamo il nome. Va ciao bene, mister. Ciao mister. Allora andiamo anche a salutare, buonanotte anche a Giuseppe King Deserio, che dice buonanotte a voi, alla prossima. Grande Giuseppe, visca il Barça, visca Catalunya. Dicevamo, grazie ovviamente a Maxi Morgante. Sempre, anche con l'antistaminico. Esatto, con questa faccia orribile che ho, dovuta alla aspetta Maxi, una cosa finale. È vero. Oltre buon weekend a tutti. Sì. Domenica è la festa della mamma. Ecco. Auguri a tutte le mamme, ovviamente. E in particolare un augurio alla mamma di Leo Messi. Alla mamma di Leo Messi, ok. Che sia benedetta sempre più. E io faccio auguri alla mia mamma Antonella e mando un bacione. Allora, dicevamo, sostanzialmente, ringraziamo anche chi è intervenuto telefonicamente, il Nino delle Aquile, Andrea Sberna, e la Dana dei Lupi, Matteo Pietro Sante. Vi ricordo, come ha detto il Pampa, domenica ore 19, Extra Time, Club de Football, la botta calda, e poi lunedì alle ore 18 per la consueta puntate di Grande Football con i nostri grandi opinionisti. E poi sapete benissimo, questa settimana gli orari saranno rispettati, anche i giorni saranno rispettati, perché la sera alle 21 di lunedì ci sarà il Nido delle Aquile, il martedì sera alle 21 ci sarà la Dana dei Lupi, e poi mercoledì sera la Pegna Blaugrana Roma, l'hai già salutato Giuseppe Deserio, perché ci ha scritto, ma Giuseppe Deserio insieme a me ieri ha condotto via Skype la Pegna Blaugrana, quindi ci aiuterà Pampa a fare la trasmissione del Barça, anche perché lui gestisce questa pagina Facebook, ricordo FC Barcellona, questa Fans sera, Italia. Questa sera puntualissimi, mezzanotte e mezzo. Vai, allora. Fa caldissimo, ma d'altronde è arrivata l'estate quasi. Esattamente. Va bene, allora una buonanotte a tutti, arrivederci. Fate sempre i bravi, ciao.
cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.